Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche togliere, chiedetegli, vi prego, al professore, anche togliere brutto e grasso, sì, ma sono, togliere sono brutto cose, e grasso dalle favole, diverse. Anche se è una cosa giusta o sbagliata, sono, per il professore. Sono cose diverse, professore. Insomma. Ma credo sia molto semplice una considerazione alla quale credo tutti quanti possiamo dare un nostro assenso, e cioè il ricorso alla violenza verbale e in particolare al turpiloquio è un segnale di impotenza espressiva e concettuale, perché è un modo di sostituire ad un ragionamento, ad una definizione articolata, un urlo in forma di insulto. Quindi è un segno di impotenza, va superato, c'è la paideia, c'è la scuola, le buone letture, ci sono tanti sistemi. Quindi una volta per sempre, lasciamo perdere, se non vorranno affrontare questa terapia culturale, continueranno a parlare così. Però gli argomenti dice, se si censura quella parola, poi si arriva alla neolingua. Lei questa cosa la contesta? Ma questo direi è un portare il ragionamento ad absurdum, perché mai allora qualunque punizione di un piccolo reato dovrebbe essere impedita perché poi si finisce con punizioni molto più forti? È un ragionamento che non sta in piedi. Stiamo parlando del de quo, cioè della situazione linguistica alla quale ci stiamo ora dedicando. Non stiamo parlando di altre possibili censure, al prodursi sono, delle quali, cioè, diremo la nostra. Ma non ci c'è sono una relazione, le censure sulle favole, che non si può più dire la parola brutto e non si può più dire la parola grasso. Questo secondo lei è un comportamento legittimo, normale, migliora la lingua? La risposta di Canfora Iacometti dopo il super spot.